Un gruppo navigatore è sciuto. Faccio mise, ma gli esce proprio. Però ci capita noi. Come mangi imbriacato, ecco. Ah, pure ancora, Rosa. Grazie, Ezio, veramente. Sto troppo contento, Rosa, crio. Sono rimasto. I complimenti a me, nessuno mi fa. Auguri, auguri a te, a me. E poi chiedi ma che complimenti. Auguri, Rosa, a me. Ciao, zio, buonanotte. Ciao, buonanotte. Io sono la mamma, che vuoi? No, io sono papà. Che no! Ma come no? Ma niente sul ginecologo che hai. Ma che hai sul ginecologo? In un caso come il suo, specialmente in un caso come il suo, è una fase delicata che sta qua. E noi delicatamente, la mamma, siamo a sentire. Tu ti addormi, io non discete mai. Gli ha fornì. Sì, sono nuovo mi siamo, scordatevi. Oggi sto andando in Italia, si arriva. E quando non lo va? Tengo in sala nudo. La città che l'eravamo trovati. Ma sei sicuro da Maria? Perché te voglio bene? Perché te voglio bene? E gli avvenisci forse? Dammelo, Wise. Ti sto cantando, ci dedicata la canzone. Perché te voglio troppo bene. Sono troppo felice così. Ma non esiste proprio a rischia. Troppo riesce nelle terapie, tentative, con tutto quello che mi è passato. Per carità. Su dove sei? Yeah, ma ambrezza, ambrezza. Facciamo questa abbracciata come una c'è a ballon.
Stanno mettendo la gente malamente a mio soffitto. Cosimo, chiamo un cenno pure in un'estate, risiente a me. Tengo tre figli pocciarilli a testa rosa, rega aspetta. Con la urina di bufalo ci veniamo a bastiare. Così mi nami i frucoli. Ma quali frucoli, Cosimo? Un mercato per dove si stanno chiamando in faccia? Arrancia. Altrimenti che recuperiamo a stare. Recuperiamo a stalla. E quando la recuperiamo a sta stalla? Pasca, fino che la donna si mette paura in nessuno, ma anche in bocchetta. I voti sui miei figli, è normale, però poi faccio come richi. Le delle che vedo io a chi le devo dare, faccio riforme, da tutte cose, poi faccio per lei. Ecco, Luci, come dai, Pasca, è un rapporto che stai nascito ormai, ma tanto sapevo te tu. Questo può salvare il suo matrimonio, può recuperare la mano. Comunque, se stiamo dicendo, Donati, a noi ci serve una persona che in coppa a quel comune si sa muovere in un certo modo. E mettetemi alla prova. Salve, signor Bocchetti. Salve. Alla cerisciuta. È un buono guaglio, sacce che lo dico. C'hai già pensato? Poi se non sono in grado, magari vedete... Ma boh, vai in ufficio, non all'ammarò. Comunque l'auricella ci sta creando un sacco di problemi. Arrivederci. Arrivederci. Vestiti elegante, pulito. Sapete che sto stimato, guaglione. Però che da già dicevo, tra te, c'è sta qualcosa ancora che non mi convince. Come fa? Avviate la bicicletta, Rino. La scuola comincia alle 8. Non ci fate tardi. Ma almeno a pranzo... Ehi. Ehi, mi aiuto con questo giubbino, ma non... Come si chiama? Margo, falla giocare con la vecchina. Ma creiamo scolsa Maria. Ci può giocare o no? Chiamati, fa bravo. Tu giochi con questo e... Ma c'è luce che si è bruciata a stare babbo. Per giustificare il dato, dico. Secondo te la Darish? Adè non è capito, ma nascondere nella stalla bruciata. Mamma. E vabbè, facciamo i disegnini, eh? E a piace via bicicletta battuta. Ho fatto tutto il riempimento a niente, eh? Fallo buono. Senza fretta, Cardone, senza fretta. Scusate, signora maestra. Dunque, che stavo dicendo? Ah, sì, stavo parlando degli uccelli migratori. Allora, anche da noi qui è vero ci sono le cose brutte, ma non è che ci stanno solo qua, è un po' dappertutto. Però non ci dimentichiamo delle cose belle. Ragazzi, fate delle foto, che a settembre ci saranno dei premi per voi. Anche dei telefonini. Ma quelli economici o quelli costosi? Questo bisogna leggerlo nel bando. Comunque ci saranno dei bei premi. Il verbale di polizia a posto.
Le foto stanno allegate. Certo che danna, mamma mia. Ma arrabbia, Gervasio, in una maniera mi arrabbia. La pratica la apriamo, è normale. Ma come consiglio personale mi metto l'avvocato, eh? Non è una cosa di 1.000 euro che sta qua. Ma perché chi è che pratica sti cose? Sempre cara donna, è materia socio. Perché lei si mi ha fatto fare su scaccia. Che lo sporco è donato vasino, così. Devono fare l'ampliamento della discarica, così. E a Rostai tu vicino a te, lo sai, no? Per risolvere la polizia solista ti può far vigliare. Altri difficilmente si mischiano. Ma perché tu pensi che mi fa vigliare? Ma pensa che sì, non è questione di soldi per loro. Solo che io non ne spendesse per comprare il bestiame. Lo trovo al mercato tutte le mattine. Se vuoi studi, se sta la signorina è bene che quella ti scippa subito i primi 100 euro. Ci vai tu a parlare con questa avvocata? Sì. Come così è l'ignorante che non sta scendendo. Avvocata. Avvocata di sto cazzo. Ovvero loco, babbo là muretto, mezzo campo, che la zappa a mano, te li scordate già? Eh? Sei spazzato l'osso, ce la sta strada a noi. E mi pare che proprio noi stiamo facendo un questo, no? Buongiorno. Ma sì, sto a posto. Piacere, Tonino. Piacere. A partire, che cosa vuoi qua? Due ettere sono di Tonino e altri due di una sorella anziana che sta pure ricoverata. Ma questo è terreno show. Vabbè. Ma sì, ci vediamo in ufficio. Come volete voi. Dottore, mi pare che le vostre cliniche le abbiamo sempre servite a dovere, o mi sbaglio? Ma noi non fermiamo proprio niente. Ma è inutile che parlate con mio zio, potete parlare pure con me. Perché i sigilli alla vecchia discarica non li possiamo violare. Buongiorno, avvocato. Zio Donato sta in ufficio. O passa a saluto. Rimuto e venga. Alla cava? Ma non se ne parla proprio. Vai sopra da Grillo, per gusto per voi ne tiene lui. Grazie, Donato. Don Marì. Poi un altro regalo te lo faccio io personalmente. Che hai voluto dimostrare? Questi uomini. È stata una leggerezza. Una leggerezza. Ma con me che vai a chiave zoccoli, casetto Rucic. Non capiterà più. Non capiterà più. Dove stai facendo? Se non eri positivo ieri, te mo stevo ma fanno. Questo sai, no? Ho di fatto una cosa di soldi, che vuoi sono di orzi. Non metto lo scorno in faccia a moglie. Capito? Vasilia deve venire qua. Hanno risolto? Hanno risolto manco cazzo. Però intanto che non facciamo l'ampliamento, perlomeno non per dirmi i cari. Torni da scuola? Ciao, oggi sono nato, sì. E come mai in bicicletta? Ogni tanto, per fare un po' di sport. Bravo, bravo, fa bene lo sport. Però state attenta, che poi fa le gambe muscolose come i maschi. Ciao. Ci vediamo, bellissima.
gente, siamo con voi. Lo sta merendando tutto quanto. Al circolo, in paese, tutto quanto. La scelta vincente. E te l'hai tu pure da rapento, Rino? Ehi, si è partito a mia cercata. E fa ancora 35 anni. Ma che può? Se cava che danno a mangiare a noi è pure da rapento. E beh, che significa? Grazie a te, alle tue capacità. Luci, noi facciamo la monnezza. Ma Gino non stai ancora piccirilla. Si sta bando di zappature ignorante, veramente facessero fa a me. Perché io tengo conoscenza. Io tengo capacità, non sta bando di scemo. Rina, non passa a voto. Come dice sempre zio Mario. Guarda che diventare sindaco così giovane non è da tutti. Non è da tutti. Hai te Bocchetti che non è convinto. Che c'ha da pensare. Ah sì? E fallo pensare. Ma ovvero fai? Ma se non lo fai tu, sindaco, ma chi l'ha da fa? Veramente uno di questi bufalari di mezzo a queste terre, sì? E io, papà. Ciao. Tutto a posto, scusa? Sì. Scusa per stamattina, però sono stato impegnato col lavoro. Fa niente. Lavate in mano, va. È pronto per mangiare. Aspetta che ti accompagno. Da lunedì mattina mi accompagno al paese. Andiamo a vedere sto fuoco corretto. Senza accattare niente, ovviamente, che porto malauri. Ma così ci spagano poco. È buono, lo so. Cosimo, abbiamo avuto un brutto danno, saccia. Ci sono morte i bufali, però ci sta nascendo un figlio. È giusto. E chissà ci farà mocca una a una, sai? Non gli arriverà proprio queste cose, capito? Anzi, noi abbiamo chiesto. Abbiamo fatto un'offerta per ringraziare sta cosa. Ma che fai, non mangi? Ma da sento quando parla, lo so. Sono un po' di cento capi e bestiame, ma pure ringraziamo. Non tengo fame.
Gerardo! Gerardo, buongiorno. Oh, ciao Ezio. La prima cosa, babbo, come sta? Sta meglio. Ha ci parlato con tutt'ora e 2-3 giorni e sta pure a casa. Mi fa piacere. Senti una cosa, Gerardo, hai visto l'avvocato Caradonna per casa? Mezz'ora fa, stiva a baciare tu la luce. Ma me è capace che forse se ne aiuto. Babbo, muova che vorrei. Oh, saluto ma babbo, ma raccomando. Avvocato, buongiorno. Rino Caradonna. Ezio Cardano. Lo sa chi sei? Tu forse non mi credi, ma mi dispiace veramente per quello che è successo. Chi mi conosce lo sa che non sono mai stato d'accordo con certi metodi. Però voi venate io a coppa che li terra. Mi sono solo un avvocato che gestisce la parte manageriale. Ma tu sai chi è che la discarica? La conosce la famiglia mia moglie? Lo so, però anche per conto di Cosimo mio fratello, no? La polizza con l'assicurazione ve la potete vedere? La polizza? Allora forse non ne capite. E terra di pavone e te pavone pur buono. Ma perché rischia? Lo so, avvocato, forse per me cagnasse proprio mestiere. Però mio fratello Cosimo non se ne vuole andare, che ha già fa. Pensateci bene, perché ci state creando un sacco di problemi. Per quanto riguarda l'assicurazione, portate il carte in studio. Così era prima Prati. Chi è operito? Gervasi. Ma accompagnami all'uscita, che me ne ha già io. Io sto pure entrando in politica, penso che lo sai, no? E se vado a fare il sindaco, vedi che cambieranno parecchie cose, guarda. Se la gente ti dà i voti, se arriva a pensare che Casimo Aglioni svegli in gamba che può fare le riforme, allora con il consenso del popolo, pure la camorra, la mafia, non so più niente. Perché farà c'è riforma, guarda, per l'agricoltura, per il territorio, per questi creature, specialmente per l'oasi creatura a mezza strada. Quello purtroppo domenica è stato pranzo alla mammerina. È un peccato però, stava pure Salvatore col gommone. Ma non potete rinviare. Marito, ma forse per me venisse corso. Oh, solo che pure domenica scorsa siamo mancati, capito? Insomma, succederà a guerra. Ma tu figurati che lei non fa pure stira. Ma è già. Rita, due persone di servizio più ormai nel custode. Non vuoi sapere niente. Peace. Rino. Uè, ti stavo chiamando io. Ma che fai, passi pure tu al circolo? Ci mangiamo qualcosa qua, ci stanno pure Rita e Salvatore che vanno a salutare. Ha già capito. Fa come vuoi tu, Rino. E io resto qua, mangio qualcosa qua. Sì, signore, stasera a casa. Ciao. Ciao. Vita, ma secondo te potessi mai divorziare? Sei già andato da tua madre? Ancora no. Il treno passa fra meno di un'ora. Non lo so. Discutere c'era 1.000 euro in più a Sagliocco. Lo so. Ha avuto l'aumento. Allora, Vita? Potessi divorziare oppure no? Poi io so che Lucia è una brava ragazza, però ce le tenga di capacità. E poi a lei non è che sta... Sì,
Secondo me non ti conviene proprio, Rino. Ma lascia tu il fatto che conviene oppure no. La famiglia di Lucia è quella che ti dà da mangiare. Mangiamo pure noi. Silenzio però. Mi piace la città? Dopo si voglio prima scattare qualche altra foto. I pennicotteri non se ne vedono. Butta un po' di frittata nel lago. Vediamo se arrivano. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine potente. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Rosa, la terra è malata. Pulite, chi siete? Sono Anna. Anna Busiello. Veggente, chiromante. Sapete, in pesaccio proprio, vabbè? E poi non ci credo a queste cose. Le sono devota a chiesa. Stamma a sentire. C'è sto malignaro sti casi tu. Vuoi capire o no? Ma tu lo puoi sconfiggere e vedi che il bufalo torna a Ranna. La spietta una creatura. Rimane la rindata e il rasoio. Parliamo voi. La Rosaria sta ancora a chiesa. Non ti metti una lira, Cosimo. E per soldi della polizia siamo manaccarato. Allora? Ti metti a fatica, capisci? E terra contaminata, viste? Sta tutta avvelenata a casa. Ma fatti i carotaggi, gli esami, è tutto a posto. Cosimo, muori tutto a posto. Non veniamo a discarica a 3 chilometri, fra 2 o 3 anni. Fra 2 o 3 anni possono farlo. Praticamente è tutto a posto. La terra nostra è buona, dici tu che non è buona, si scienziate, sì. Fanno quello che buono loro l'ha detto. E tanto vale ci buscamo una cosa sorda pure noi. Allora, chi stai, eh? Ma noi andate a terra mia. Oh, pago 5.000 euro. Mi viaggio 4 ore fatica. Mi tengo 3 figli per cirillico. E moglie ormai te ne ha paura di dormire qua. Mo che abbia 3 figli pure tu, forse lo capisci. E zio, fai quello che vuoi tu. Ma per parte mia, rincirla l'avvocato Caradonna, che la terra mia è meglio che si ascolto. Ma che può fare con sta gente, Cosimo? Io no, io non mettermi a parlare che tiene tu, papà. Sta arrivando a Rosario, state zitti, non voglio fare con nessuno, ma figli, ma da nascere a casa sua. Ehi, Cosimo, Ezio, tu stai qua? Se vorresti la tua Adele che ha prenotato la parrocchia e una visita a Montevergine. Pa seconda rumenica un mese che attrasa, pranzo compreso tutte cose. Vabbè, mo ci dico se sei Adele. Per ringraziare la gravidanza, capi? È logico, come ci organizziamo? Veramente eravamo promessa un viaggio, non lo portavo mamma la domenica prossima. Ma non è che sono domenica a casa, ma sei che trasso. Mi fa la gravidanza. A Fornica soffende. Mamma è a forza. E diamo a Luca.
5.000 euro mezza giornata di fatica. Povera te. Ma come povera me da? Ma che fai, scherzi? Ma come? Fai piano! Sto da televisione. Debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Cosimo, vediamo. Sono tutte cattiverie. Tu non la stai mai a sentire, sti malignità, hai capito? Sei sicuro? Eppure la gente in paese dice qualcosa di diverso. Oh, studa, studa, telefono! Comunque non voglio parlare di sti cose. Alla sta luce la creatura. La gente è solamente invidiosa. Tu tieni 35 anni, sei avvocato e tieni già più soldi di tutto il paese. Patata, puoi sparare i cantanini che mancano anni. Se non ci stai donato, non so ciò che faccio. Tutta sta roba hanno pigliato in zero giro. Eh sì, hanno rischiato assai. Se vedo Andrea qui a mangiare tavolo.
Sì, posso insomma mangiare, ci portiamo noi a casa. Chiedo a Capri con Rita e Salvatore. Servite e riverito. Beata loro. Io non sono riuscita ancora a mettere la barca a mare. Appunto. Cazzo l'avevi maccattata a fare sta barca. Boh. La pulizia la pesce a casa e mamma. Ma perché? Perché a casa mia è così sauso. Cendero i prodotti e cendero i manicuristi ci vanno a merimana. E va da manicurista. Tanto che cazzo di nafa. Io non voglio convincere nessuno, ma mi dovete credere, molte signore non ci crederanno a quello che sto per dirvi, ma questo nuovo sistema innovativo, ecco. Papà. Che c'è, Biagi? Papà, ti è scaricato io l'epoca. E io che ti avevo detto. Mo qua la corrente non ci sta, se ne parla stasera quando torniamo a casa. Uffa, però. Ho cattato l'anno passato, specie frullato. Sono dittata. È complicata, spiegazione non si capisce. Al limite fornetto, che dici? Comunque l'ha già giurato pure a mamma. Io a quello non la saggio proprio, non l'ho mai visto. Ma non ha la rete. Ma tu la sai. Anna Busini. Oh. C'è chi dice che parla che è morta, chi dice che guarisce la gente. La verità, mi sono sempre tenuto a distanza. Capace l'essere ma vennero sta terra. Ma chi l'è nato discorso? Ma quando hanno appicciato a stallo mi scende tutta in notte, ma grira. Pure io. E tu stai pure incinta. Che non può perdonare Dio è che tu dica che tu lui non ti perdona, pensate. Ciao, mi metti un minimo cenno. Consapevolezza di una grazia che ti viene data, questa misericordia di Dio, devi assolutamente, dobbiamo credere. Perché sei venuto tu? Papà sta bloccato in ufficio in riunione. Mamma sta facendo il torneo al circolo. Mi ha chiesto il piacere a me. Bobby, ma la mattina si andai a cagna. Si da presiata in Luciana, casino si andai a casetta. Che facevi tu? Beh, poverino. Ho già fatto riscarica. Una cara donna mi ha dato 10.000 euro. Una mia mano tutta ammazza 7.000 euro. Ma che cazzo scinna a fare ancora a campagna? Ma che significa? Siamo frato, cane l'hanno subito tutti e due. Ma mai cortesia, Ezio. Non scendere più. Ma che puoi riuscire, Cosimo? Cosimo. Di mano a mattino non scendo a campagna. Vado a Caserta.
A bambino lo mezzo, boh. Tenga, ha di cosa spiccia. Vieni vicino a me, Rosa. Pure a me mi sta mancando, sai? O ginecologa è che potessimo pure fa. Però io non sto rilassata. Penso che hanno un movimento sbagliato o qualcosa, come sai? Vieni vicino a me, abbracciami però. Sto da luce. Senza fa niente però. Tu lo passo. Senza fa niente. Oh, che ne sai, mi fa specie andare a campagna stamattina. Quando mi affaccio stai sempre là. No, ma anche zia Adele ci stanno stamattina, sono asciuta in presso. Boh. Stamattina mangio pure mi sacchiagnere su lì. No, guarda, non spendere soldi, che a motore non sa che spesa. No, questo mi è già. Carcinoma gastrico, signor Cardano. Nelle condizioni attuali l'intervento non è assolutamente pensabile, quindi dobbiamo cominciare a fare chemio e radio. Proviamo con un primo ciclo, poi da come reagisci valuteremo. Previsioni non se ne possono fare. La verità è che anche una volta operato il tumore potrebbe recidivare oppure no. È difficile dirlo adesso, purtroppo. Quanti anni ha, signor Cardano? Carcinoma gastrico, signor Cardano. Signor Cardano. Quanti anni ha? 44. Si può parlare di mesi come di anni, sono tanti ettari e magari anche non posso fare una cosa. Si può parlare di mesi come di anni, sono tanti ettari, si può parlare di mesi. Se sei utile? Sono tanti ettari. Salve. Buongiorno. Era per un regalo. Uh-huh. Non so ancora se è maschietta e femminuccia, ancora presto. Serviva qualcosa che poteva andare bene. Di solito si aspetta sempre, però possiamo vedere qualcosa per la culla, per esempio, degli insulini, oppure una camicina della fortuna, che più o meno può andare bene sempre. La camicina della fortuna. Va bene. La camicina della fortuna va bene. Prego. Queste? Sì. È bello però. Va bene, no? Va bene? Avvocato, come vi dicevo per telefono, allora per noi va bene vendere. È inutile restare là, ecco. E al di là di ogni interesse familiare, poi specialmente nella situazione vostra, credo che questa sia la soluzione più logica. Sono d'accordo? È tanto tempo che lo vado dicendo. Se si riesce a realizzare una cifra interessante. Perché no? Non c'è niente da fare, le donne sono sempre più pratiche. Avvocato, qua stanno tutti i documenti, le carte e gli atti notarili. Lasciate tutto a me e io a breve vi faccio sapere, va bene? Arrivederci, avvocato. Grazie ancora, avvocato, grazie veramente. A lei. Lo sa,
per contrastare tutta la negatività delle cose che sappiamo. Ma credo oro vero? È massiccio, 24 carat. Grazie. È stata lei la luta a cattare forza sta cosa. Ma tante ore, Può solamente salire di valore. Ci protegge pure. Come sono belle sti fiori. Me l'ha portato così mina, se sei venuta a casetta proprio in Romenza. Ma come sei venuta a casetta? Ma da città che l'avevi pigliata io da Luciano. E se vedi che ci siamo capito buono, portaci la nata da bobina a Luciano. E Amadea, si avvicina solissima che creatura. Grazie, veramente, a te. Non dovevate. Ciao, Rosa. Ciao, Cosimo. Ciao, Rosa. Buonasera, Ezio. Ma è brutto sto coso, eh? Ti pigliate collo, Rossaccio. Facesse quello che volesse. Non ci facciamo mai fatto nostro, come abbiamo sempre fatto. Però non è giusto. Ma come chi le ha bruciato a stallato e tu vai a fatica proprio con questo? Loro sono una famiglia e noi ne siamo nati, Rosa. Tu non dici niente, non fa commenti. Pur guardi l'intento. So battere il loro. Ma che fa lavatrice? Vabbè, ci hanno innamorato il caossaccio, ma mo perché? Cosimo, non è che mi hai cattato qualcosa a gioielleria? Guarda che mi faccio afferrare con pazzo, eh? Che è? Tengo nudo muro. Ma non so quanto ancora posso cambiare, 2 mesi, 2 anni. T'hai portato a casa perché qua ci siamo fidanzati. Qua è cominciato e qua finisce. Fai bene, Gianni. Gianni. Questa notte ma ci mi sa chiaro. Mamma non ti può permettere ciò. Hai capito? Ma sta tutto cosa in mano a te. Ho dei affitti, me li davanzi, che fai? Non fai soffrire. È giusto. Andala va. A me non mi mettere proprio, piatto. Non tengo fame. Andiamo così mi. No, caso mai la roba, Rosa. 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 Dobbiamo essere realisti.
o ti nascono figli. Caso non può stare. E non vai a Reggio Emilia. Che ci faccio solo a Reggio Emilia? C'è stato tuo fratello, Pino, c'è stata tua mamma che ti può dare una mano. Poi che i soldi della campagna per la vita in attività non parlo. Voi stiamo a sentire. A me non porto proprio rubare a terra, capito o no? Chi te l'ha da seguire questa terapia? Lo sappiamo o no? Ci va chi affronta i merici. Ti faccio mettere in mano quello che mi scalza cane che passa. Sta sicuro. Io lotto. Come un leone. Lo giuro. Non può rimanere sole, capito? Non può rimanere sole a me. Portami con te. Allora vai, vai, portami con te. Preoccupata, Rina. Preoccupata di che? Credo a tutti i voti alti. Ma no, per i voti. La qualità dell'istruzione, il lavoro, il futuro di questi ragazzi. Io non parlo di Rina in particolare, che se è logica. Io parlo in generale. Il futuro ognuno si costruisce, che mano sua, Luci, e questa è l'unica verità. Chi te ne è capacità, vince. A ieri sera ha fatto tutto un servizio a televisione. Ha fatto vedere proprio il disagio di questi ragazzi, va? Sì. Aspetta un momento, la che saluta sta amica e venga. Non lo sapevo che avevamo i figli in classe insieme. È l'ultimo giorno di scuola elementare, loro sono venuti a prenderli. Si è ammalato di una brutta malattia. Ah. Poi tieni pure la moglie che aspetta. Mi dispiace. Medici qualificati, terapie, qualsiasi cosa hai bisogno. Vabbè, mo parlo un attimo pure con la moglie, se è il caso vi faccio sapere. Grazie comunque. Il numero mio ce l'hai, mi chiami e quello che possiamo fare facciamo. Vabbè, stanno scendendo i creatori. Lucia! Cardano, vai. Speriamo bene, eh? Speriamo, papà. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Speriamo di no, papà. Però è la malattia più brutta che ci sta. E purtroppo non c'è molto che possiamo fare. Lo devo andare a trovare quando andiamo? No, adesso no. Ma andiamo a prendere prima Isabella e Margot da zia Maria e poi ti dico io quando è il momento. Quindi rimane a New York, a spiaggia. Non lo so, Biagì. Vediamo come si mettono le cose e poi capiamo a papà, eh? Ma boh. Fa male la creatura. C'è un buonicino pure tu che fa male la creatura. C'è un buonicino che fa male a tutti! Andiamo, lo fa! E tu calma! Uè, ma vattene, non vuoi fare, capito? Non vuoi fare! Sei calma! Non ti dica cosa fare, non vuoi fare la gente! Ma vattene! Ma che stai facendo? Colpa tua! È colpa tua che sta terra è merda, che ci ha
Arancia, non ti fa buona così. Passi, calma. Ti chiama padre Riccardo. Che dice? No, non voglio nessuno. Io non voglio nessuno. Un po' che conforti. No, no, no. Io voglio stare poco solo io. Ma dove vai solo tu? Ma già stanno proprio solo 5 minuti. Per i nostri ragazzi non c'è niente. Che cosa hanno? La parrocchia? Niente più. Non è giusto. Allora io ho deciso di fare qualcosa. Una scuola calcio, ma soprattutto di dare la possibilità a chi è povero di farla gratuitamente. Ma che fa questa iniziativa a Stipart? Bravo Rino! E come direttore sportivo, venga mister, il grande mister Luciano Ciero, gloria del calcio locale, ma soprattutto garanzia di qualità per questi ragazzi. Chi mi conosce lo sa, io non sono una persona di molte parole, io sono una persona di fatti, perché una cosa è fare le promesse, un'altra cosa è mantenerle. Ma io ho deciso di impegnarmi seriamente per il mio paese, ma soprattutto per questi ragazzi, che troppo spesso non hanno né futuro e né prospettiva. Certo, una scuola calcio è un piccolo passo, ma come si dice, dalle piccole cose che nascono le cose importanti. E poi, mister, speriamo che da questi campi nascano i campioni che possano essere d'esempio positivo per i nostri ragazzi. Bravo, Rino! Agrillo, fai volare quei palloncini, va! Signora, la terapia purtroppo non ci sta dando il risultato sperato. Che possiamo fare, professore? Prima di tutto dobbiamo ricoverarlo subito per evitare il rischio di disidratazione. Poi provvederemo a cambiare terapia, sperando in un risultato diverso. Ho capito. Signora, noi stiamo facendo tutto il possibile, però lei adesso non deve mollare. Non è proprio il momento, capito? Capito. Rosa. Usa ste carte, chiamoci Macuca. Oh,
Scusa, ma ce l'avevo con te? Apparentemente no. Hai detto voglio solo io perché mi ha imparato con Maggia Sistra a Cosimo. Poi tu sai, certi botti sono proprio strani. Scusate, vi volevo dire che questo è il riposiglio, non lo dire però. Ah boh, però c'è un balcone e ci stanno tutti questi negozi, capace? E tra l'altro stanno aprendo un ipermercato a 200 metri. Ma eventualmente il prezzo è trattabile? Forse un minimo, ma veramente un minimo. Permettete due minuti? Ma assolutamente, prego. Ce ne andiamo subito. Prego, prego. Grazie. Ma per quando vi chiamo a Sateggio? E le cacce libere dell'assicurazione? Lo sa, c'è zio. Era per fare un sondaggio. Vorrei... che dice il mercato immobiliare? Certo, però... pure parapino un negozio di detersivo, un'attività. Cassotti non possono, Come no? Pure un mondo nuovo. Mamma pensa buona te, mamma pensa buona. Femmina. È sicuro. Ringrazia una dista tanto bella. Cresce buono. Bueno. Canna che mi ha buonato mia mamma. A cui si aveva marito, no? Stai pazziando. Quella là da proteggere. E poi sai come si piglia colore se non lo rama un uomo suo. Come lo fa a te? E come casa nata a foto. Molto cagna, molto cagna il lenzuolo, ti metto pulito. Thank you.
Il asciugamano non mi mettere la rinda, per favore, mettami la rinda a sacca marrone. Comunque mo vengono a andare via, dire che sicuro sarà meglio. Senti miglioramento. Ho visto la terapia nuova come già fa effetto. Certo ci vuole tempo che ci vuole per andare via, quello è logico. La creatura. Come sta la creatura? Buona. Sarà la suggestione, ma è l'ha sentito. L'ha sentito che si muove. Non lo sa, c'è... Sa ci spiega, è stato come... Come si muoveva abbracciato. E forse te ne sono un papi. Oh Cosimo, è tornata una bufala. Stamattina l'ha trovata 30 stalla. Ha piato una cosa quando l'ha vista. E non segna. Proprio come una ricetta che la signora Rinda ha chiesto. Ma quella signora? Ma come? Che è che ti ricetti? Che è che ricetta che stai a terra tu e poi lo torna a ranno, tu rimani in loco? Ma è sempre sì, zingare, fatto uccidere. Cosimo, non venimmo. Basta, lo so. O l'idazzura è finita, l'idazzura è cominciata, non è vero? Fermisci, lo so. La vita nostra sta tutta in tacca la masseria. E mo è un momento che gira la pagina. E non gira proprio da niente, capito? Non è finito ancora niente. C'è una mannarella che è da arrivare. Io sapevo solo Dio. Ci staranno a forza. Stiamo ancora combattendo. E me la c'hai. La c'hai in farmacia prima che chiudano. Ma soprattutto perché se questo ci pensate, questo è enorme. Per cortesì, questa è proprietà privata. Rosaria, stavo soltanto facendo vedere un attimo la terra ai signori, giusto per una verifica. Ma quale verifica, Decca? Non c'è sta niente a verificare. Guardate, signore, noi stavamo soltanto cercando di capire se... Sentite, io saccio chi siete e quello che facete. Ma finché cambi più che un coppa i piedi non ci mettete più. Vabbè, che modi sono? Che educazione. Vabbè, tu puoi fare quello che vuoi tu. Ma che sta parte a che è Cosimo? E buona vita io. Guardate, signore, noi ce ne stiamo andando, è vero. Forza, andate via. State tranquilla, noi ce ne stiamo andando. E gli altri penna, avvocato, che a me i soldi vostri non mi servono. Lo sa, comunque, mo stai proprio esagerando. Scusatemi, è che mia cognata sta passando un periodo un poco delicato. Avvocato, sono mortificata, veramente.
Lo so, non vi preoccupate. Ma così comunque non chiamo pure. Tutta convenzione cavo tu, ma così no. A gestisca alla maniera mia. O frato te ingrindasa. Testa una grega così a chiappare più sorte. Che già non vale niente che la terra. Signore, se mi posso permettere. E staccheggiando a Tuso. A parola non ci risolviamo niente. Sono d'accordo con te, da Maria è brava. Mio frate che non può venire sta morendo. E poi rimane solo la moglie, che fa, se ne va? Sì? Sei convinto? E non mi fidassi di sta gente. Capo Bocchetti non è che ti ha piato da andassi in Badiglia, lo sai, no? Giordano le proprio che non ce le può dare più. Ma mettere i sigilli, cioè, ma fermare, capito sta cosa, sì o no? Noi non fermiamo proprio niente. Da Marie, vedete che la gaita fa? Se ne andai. Se ne andai là. Ma buona così, donna Amelia. Non lo fuzzi. Lo sai che la strategia è sbagliata. Tu dici che la strategia è sbagliata? No, ma non c'è cinghiale a bere. Tranne zona. Però sì, provate, è un bello qua. Io non l'ho mai fatto. Però se ci sono i cani buoni. E chi li tengo io? Mi dà Bernardino suo. Quando poco occupato ci organizziamo. Andiamo, fammi sapere. Magari pure sia una volta. Ma vero, ma ci sta assai piacere. Ricoverà di 3 giorni però che mi vanno a tenere in osservazione, capito? Pensano che tenga una contusione, ma ti assicuro che no. E Anna Lenna, come sta? Ah, vedo, sta buono, sta a posto. Thank you.
Lo sa. Lo sa. Fa già parla. Così mi aspetto un attimo a casa, eh? Cre. Tutto rispetto a parte scherzi, Cosimo. È tutto quello che ha avuto. Ma così non si fa. Sta terra non vale più niente, lo sa. Non vale niente. E c'è sta un'avvocata che ci fa venire buona. Ma che può fare? Può rimanere solo tu, sotto il bomba. Io tengo paura, lo sa. Io tengo tre figli per cervino. Eppure tu hai spinto un figlio. Voi non parla mai più la gravidanza mia, capito? Mai più. Ma ritornate in metastasi. Facete quello che volete voi, la terra vostra. Mi capite buono? Non ci avanza solamente a isso. Ma vattene, va a te. Che spazio, mi metto vicino a te, eh? Ecco, sei morbosa. Com'è bella stando lì insieme. Ma perché, avvocato? Ma perché non mi avete chiamato prima a me?
Cardano si sono incazzati del fatto che tua cognata non vuole vendere più la terra. E mo non è buono sapere più niente. Ma sta perdendo un marito, povera femmina. Sono quelle cose che si dicono. Ma poi è normale che se ne va, ma che da fai sta sola? E i parenti si sono trasferiti a Reggio Emilia, tenendo una creatura che ha da nascere, noi pure ce ne amo. Ma con chi ti pensi che stai parlando, Cardà? Ma tu sai chi siamo? Quello che facciamo e come faticamo soprattutto. E poi quanto poteva costare sto mezzo? Non c'è zicco mezzo. Era via ciò che ti ancora papà. E c'è qualcosa in casa ti spiace, no? E poi tocca a te. Basta che tu ci ne dà nessuno. Non ci serve più avvocato. Neanche l'orario che non è buono. Si deve venire all'alba per fotografare i fenicotteri. All'alba si sparano i cacciatori. Se dobbiamo vincere qualche rischio lo dobbiamo correre. Ha fatto bene Rina a restare a casa. Ti dispiace? Dispiace per te, alla fidanzata già ce l'ho. Alla spiaggia? Facciamo una cosa. Il primo che mette la ruota a mare vince. Andata, andiamo. Sempre sto gioco da bambini. Io non partecipo. Rina, ma ce l'hai accattato tu sul cellulare, Irene? Chi si è fatto trovato un po' per scrivere a suo? E a me, che ce l'ha regalata loro, fammi capire. E che sia un modello che si è accattato, ma loro danno sta sotto in mille. Abbiamo fatto la lista di cafieri, Rino. Non può essere nessuno a regalare la festa. E mo' la chiama. E hai amico. Te faccio sapere. Ti chiama Rob. Ciao, ciao. Ciao. Proprio una brava bambina. Anzi, ragazzo. Dopo l'elementare non si dice più bambina, si dice ragazzo, lo sai? Ehi, vieni qua. Lo zio, figlio Graziano? Sì. Che ruolo gioca? Attaccante. A te ne va. Meglio che i compagni tu. Rina. Rina. Dormi, che è presto. Non me lo riesco proprio a togliere sto pensiero. Se era un regalo in buona fede, allora perché senza ricevere niente a noi? Che se voglio ricevere, capito? Probabilmente se scudate ci avvisa. Ma non è corretto però, Rina. O no?
finisce regolate solo un telefono, no? Ostaccio. Sarà come dici tu. Zio Donato a te ha fatto da padre, non a me. Perciò se per te è tutto regolare, allora va buono. Tutto regolare. Poi. Ma però a dormire. Avevo un vaso. Hai sentito, no? Bocchetti non ti vuole. Dice che è meglio Renato, pure con tutti i processi che pega. Meglio così. Può darsi che faccio sindaco che voterà gente onesta. L'hai fatto studiare. Hai speso i soldi. Ma sino a mezza casetta, questa è la verità. Sono tutti in bel danaro, hai speso. Oramai sono vecchio. Perdere il tempo, non mi piace più. Dite su cosa, eh? E beh, hai fatto un regalo a tua figlia, credo. O telefonino, o problema. Credo, non è appropriato. Pure a te ti hai fatto i regalini. Però forse è troppo piccirilli, che sono un po' ricordati. Mamma ricorda. Quella che ha voluto, quella mi ha pigliato. Non sei un cazzo, Rino. Non ne avete deciso lo cazzo in Davide Toglio. Pure la moglie era che si sposò. Ma fammi a caccia, eh? Ricordati che fra poco ha portato il carta alla stazione. Zio Donà!
All'uso. Che dici, ci cagniamo sti telefoni? A roppia. Facciamoci prima un giro. Prima che la casa sta. Assiedati. Dicono che voi parlate che è morto, vero? Come? E allora facetemi parlare che è morto me. A stringimi in mano, lo so. A stringi più forte. Prega presso a me. Padre nostro, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Campagna se lagna, se spezzo cuore, la vita se ne va. Acqua che scende, ruscita, trasinda terra, falla per carità. Quando careva ne me, vengo putturre, lui stava io veramente esisto ancora Dio. Ma chissà se io veramente a terra è ancora mia. Mentre campagna sa lagna si spezzo ancora la vita se ne si overa.